Presidente Merlini mi ha detto che siete un uditorio molto esigente, molto attento e che quindi non devo fare tanto lo spirituoso, il furbo. Però il punto fondamentale è che se lui mi avesse scritto queste cose io avrei preparato un intervento diverso. E quindi risponderò molto parzialmente a quello che il Presidente ha detto. Anzitutto naturalmente ringraziando dell'invito perché vado in giro, perché sono molto curioso di vedere persone... E soprattutto sono come dire, interessato a come pensano le persone in luoghi che io non conosco e quindi sarò molto interessato alle vostre domande e poi perché ho l'idea che qualche volta riesco anche a convincere qualcuno che ho ragione e che ho delle buone ragioni a sostegno di qualche tesi, in questo caso la tesi è che la libertà è cruciale nella vita delle persone, di tutte le persone e che però è cruciale nella misura in cui non distrugge, non interferisce, non interviene negativamente nella vita delle altre persone. Che la libertà non è qualcosa di assoluto, ma è qualcosa di relativo, oserei so dire ai tempi, ai luoghi e alle persone. Questo è il punto di partenza. Poi mi sono anche chiesto se. dice il titolo c'è il titolo. Mi sono anche chiesto che, cosa, che titolo avevo dato, perché sapevo che dovevo parlare della libertà e no, non ero sicuro sul, sull'articolo, La libertà degli altri o le libertà degli altri? Perché volevo giocare con le parole e spero che tutti abbiate visto, visto il film Le vite degli altri, il film di questi agenti della Stasi che controllavano degli scrittori e così via. È un film, secondo me, di grande intelligenza. Poi gli esperti mi hanno detto: Guarda, che non, non è possibile che un agente della Stasi si comportasse in quel modo. Però quella era una costruzione filmica che aveva un suo senso. E quindi oscillo tra la libertà e le libertà degli altri, però fondamentalmente rimango su quello che avevo scelto. E fra l'altro, lì si, si parlava di libertà in, in quel film, perché era la libertà di espressione, la libertà di, di discussione, la dis libertà di organizzazione e così via, e, 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 e con, con coloro che controllavano questa, questa libertà. Il film ha un non so se è un lieto fine, però ha una fine molto interessante. Non ve lo svelo se non l'avete visto. Subito dopo ho deciso che. Cosa che non faccio frequentemente perché ritengo di sapere un sacco di cose. Però ho deciso che era il, ca che, che era il caso che esplorassi bene il concetto di libertà, come era stato utilizzato. E come faccio spesso e che i miei studenti se lo ricordano sempre, eh, la scienza politica offre materiale enorme a tutto questo, la filosofia politica molto, però qualche volta è utile anche guardare a cosa hanno fatto i letterati, qualche volta cosa hanno fatto i registi dei film eh, e, e così via. Cioè se uno volesse sapere davvero molto sulla politica, Shakespeare continua a dare delle grandissime lezioni di politica da molti punti di vista. Però perché sono italiano? E, e fra l'altro io penso che Shakespeare fosse italiano, ma questa è solo la domanda, rispondo. Eh, sono italiano, ho deciso che prendevo l'italiano che conta in questo caso, anche perché risale molto tempo fa e perché stiamo festeggiando il 800 anniversario, il 700 anniversario della morte, giusto? 700. E cioè Dante Leghieri. Perché c'è una frase di Dante Leghieri che è molto importante anche nel contesto tutto l'insieme. Eh, è Virgilio che presenta a Catone Uticense, che era stato un grande oppositore di Cesare e che alla fine decise di suicidarsi, lo presenta a Dante con le, con le parole, libertà va cercando. Dante libertà va cercando, che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. E quindi qui abbiamo subito una grandissima contrapposizione da tenere presente, cioè che c'è un valore superiore alla libertà e cioè la propria coerenza, essere in pace con la propria coscienza. Si può rifiutare la vita perché non si riesce a ottenere la libertà, la si può rifiutare. In qualche modo, per, forse per suggerire agli altri che debbono combattere per ottenere quella libertà. Questo passaggio che si trova nel purgatorio mi pare assolutamente importante. Cioè possiamo anche sacrificare la vita per qualche valore superiore che potrebbe essere per l'appunto la vita degli altri, per consentire agli altri una vita in libertà. E poi ho continuato in questa esplorazione degli autori, che mi pare sia molto utile per scoprire. Chi, quando e perché ha detto alcune frasi importanti. E il secondo, direi quasi inevitabilmente, è, eh, è per rimanere sempre nei poeti, è un poeta inglese, autore fatto di bellissime poesie d'amore, eh, che si chiama John Donne. John Donne eh, ha una, una frase, non è l'unica naturalmente, dove in qualche modo si riferisce indirettamente alla libertà. E dice: No man is an island, but a piece of a continent. Nessun uomo è un'isola, ma è un, è un pezzo di un continente. Questa frase è stata utilizzata, poi va avanti la frase, dice: quindi no, non mandare a chiedere per chi suona la campana, suona per te, cioè la morte di, di qualcun altro è anche un pezzo di te che se ne va. Questa frase è importante anche qui, eh, le cose che cerco di ricostruire, questi elementi, queste connessioni, perché è la frase che sta all'inizio del libro di, John, di Ernest Hemingway sulla guerra civile spagnola, per chi suona la campana, che, che era il pezzo successivo della frase di John Dorne. Anche questo è interessante, cioè Hemingway si occupa anche qui della libertà, è lì che sta guardando una guerra civile e partecipando in realtà emotivamente oserei, dalla parte dei repubblicani che difendono quel poco di libertà che c'era in Spagna e va a trovare, a a, non so come si dice, forse epigrafe di questo fenomeno, di questo avvenimento, proprio questa frase di John Donne. Questo mi pare molto significativo perché di nuovo si tratta di un poeta, di un poeta vissuto, mi sono segnato le date perché le dimentico sempre, tra il 1570 e il 1670. Sappiamo che la libertà degli inglesi è stata una cosa complicata. È stata raggiunta, e qui entra in campo il terzo personaggio, di, entra in campo Hobbes, il quale quando descrive la situazione in Inghilterra è molto preoccupato dal disordine che c'è, da quella che si chiama la guerra di tutti contro tutti, bellum omnium contra omnes, alla quale contrappone l'esigenza di ordine. Thomas Hobbes è il filosofo politico dell'ordine. L'ordine che non è repressione e non è necessariamente conservazione, è soltanto predica, pred, predittività degli avvenimenti e la possibilità che gli uomini, hanno, gli uomini e le donne hanno di comportarsi sapendo quali sono le conseguenze del loro modo di agire, della loro libertà. Hobbes vuole questo ordine perché nel disordine naturalmente chi vince sono i potenti, nell'ordine anche coloro che non hanno potere sanno che ci sono dei comportamenti che possono essere compiuti e dei comportamenti che non debbono essere compiuti. Hobbes alla fine eh, inclina a dare questo potere di, di porre l'ordine ad un uomo solo o forse qui possiamo dire uno Stato perché Leviatano non è semplicemente un uomo, forse è uno Stato e quindi l'ordine si ricompone e la libertà viene poi riconosciuta all'interno dello Stato. Il passaggio di Hobbes naturalmente trova subito un altro grande filosofo politico inglese, che è John Locke, il quale sottolinea i tre elementi che debbono caratterizzare l'ordine politico, che non possiamo chiamare democratico, perché qui la no, democrazia non è neanche ancora comparsa, potremmo chiamarlo repubblicano di una cosa pubblica. E Locke sottolinea tre elementi, la vita, la libertà e la proprietà, life, liberty and property. Allora, life la capiamo tutti: perché se non c'è la vita, che non c'è naturalmente nessuna, nessuna libertà. Eh, eh, liberty è il secondo elemento. Per godere della vita bisogna avere la libertà di farlo, ma però questa libertà deve essere accompagnata anche dalle risorse, dalla property, dalla proprietà. Quindi fare di loco una specie di antesignano precursore del capitalismo mi parebbe francamente eccessivo, ma attenzione, pensare che si possa avere libertà senza avere la, possi la possibilità di ottenere delle proprietà è assolutamente sbagliato. Gli uomini e le donne che non hanno nessun nulla come direbbe Marx, che hanno solo le catene da perdere, non sono certamente liberi. Fra l'altro qualcuno ha notato che quelle catene da perdere sono qualcosa che quegli uomini e quelle donne hanno, ma attenzione, hanno qualcosa di più importante da perdere, la vita. Cioè possono anche liberarsi delle catene, ma se perdono la vita nel corso della loro liberazione, non ci siamo. Eh, Locke è all'inizio di quello che potremmo chiamare il liberalismo classico, che giustamente il liberalismo è... Qui eh, ci sono diverse posizioni. Prima mi sono dimenticato di dire che Hobbes era l'autore preferito da uno dei, me, dei miei maestri, da Norberto Bobbio. E qui entra in campo il secondo dei miei maestri, Sartori, che era un, uno studioso di liberalismo e di molte altre cose, e che sosteneva per l'appunto che il liberalismo è: qui ci sono versioni diverse, è una filosofia della libertà o è una tecnica della libertà. Io propendo per la tecnica e anche lui propendeva per la tecnica, però se facciamo della tecnica non qualcosa di puramente meccanico. La tecnica è, è qualcosa invece di, di molto complesso, che, che significa capacità di creare le istituzioni che consentono di usufruire e di difendere, il mio mantra è proteggere e promuovere la libertà. E qui è, è, il passaggio è molto significativo perché... Qui sto parlando di inglesi, e subito dopo arriva l'altra versione della libertà, che questa volta è il francese, uno dei vostri compatrioti, perché si tratta del famoso Ginevrino Rousseau. Il quale nel contratto sociale scrive: L'uomo è nato libero e, e dappertutto è in catene. Questa è, è la frase cruciale del, del contratto sociale di, di Rousseau, non solo. Ma Rousseau accusa gli inglesi, dice sono liberi una volta ogni cinque anni quando votano, per il resto del tempo non sono liberi, ma sono per l'appunto in catene. Naturalmente Rousseau non sapeva granché de, degli inglesi, credo, credo di poter dire così, poi si risbuca, cercherò di, di giustificarvi, perché in realtà gli inglesi nei cinque anni tra un'elezione e un'altra si organizzano, creano associazioni. E combattono per avere più terra, più common, good, più common land e così via. Cioè, è sbagliato pensare che la libertà degli inglesi allora, ai tempi di Rousseau, consistesse soltanto nell'elezione nel, nel momento A e poi nell'elezione successiva, cinque anni dopo, nel momento B. Tant'è vero che nasce in Inghilterra esattamente nel periodo in cui Rousseau scrive, nasce la prima grande teoria della rappresentanza ad opera di Edmund Burke è giusto avere dei rappresentanti, quindi attenzione, perché anche questo è esattamente il contrario di Rousseau, che vuole la democrazia diretta. Magari può permettersi, solo io non sono mai stato a Ginevra, magari la Ginevra di Rousseau è una città molto piccola che consentiva democrazia diretta. Gli inglesi non hanno mai creduto nella democrazia diretta e la volta che l'hanno utilizzata, quindi devo essere francamente molto cattivo e anche molto attuale, si sono trovati con la Brexit. Quello è un esempio di democrazia diretta. Molti di loro continuano a pensare che forse non, dovono, non dovevano votare come hanno votato e fanno bene quelli che ci ripensano, ma non credo che basti. Quindi Rousseau si inserisce in questo discorso dando dei non liberi agli inglesi, gli inglesi a loro volta invece sono liberi e iniziano il percorso della democrazia che attraverso il liberalismo è protezione della libertà, della libertà di organizzarsi, di associarsi e naturalmente libertà di votare. La libertà maggiore è quella, non soltanto quella di eleggere, ma quella di bocciare i governanti. Questa è la vera libertà. La democrazia è quel sistema nel quale vi, vi potete liberare di chi vi governa senza necessariamente eh, ucciderli. E anche qui c'è una frase classica inglese che è meglio contare le teste che tagliarle. Qui il gioco di parole è facile. To count the heads instead of cutting the heads. C'è anche un minimo di gioco di parole. Okay? Però non finisce lì, naturalmente, perché gli uomini e le donne continuano a interrogarsi su questo. Qui la, la, come dire, la mia evoluzione dovrebbe portarmi verso gli americani, che non sono solo inglesi, come sappiamo, perché sono anche polacchi, sono anche tedeschi, sono anche irlandesi, i quali non si pongono immediatamente il problema della libertà, perché vogliono sottenere l'eguaglianza. Sono venuti via da, da un'Europa nella quale erano discriminati perché erano i dissidenti religiosi, cuius regio eius religio. Se vivo qui devo professare questa religione, no, io ne ho un'altra e me ne vado. E a quel punto quando arrivano negli Stati Uniti devono proteggere da un lato la loro religione, ma sanno che non possono andare a sbattere contro la religione degli altri. E paradossalmente tutto questo produce qualcosa di molto importante che è il pluralismo religioso. Cioè io sono un quacchero il Presidente è un evangelico, ma io lascio che lui professi la sua religione perché voglio che lui lasci in me professare la religione. E questo pluralismo religioso lentamente ma in maniera decisiva si trasforma in pluralismo politico. Riconosciamo la diversità e la, la libertà di, eh, come dire, di espletare eh, di, eh, questa nostra, eh, questa nostra eh, libertà, la nostra religione. Gli americani, nella loro famosa premessa alla Dichiarazione di Dipendenza, dicono una delle cose più false mai esistite: che noi crediamo che tutti gli uomini siano nati uguali. Naturalmente, un bel niente. Non solo era sbagliato in quel contesto di schiavisti, perché i, i padri costituenti avevano tutti schiavi, Jeffers compreso, che ebbe una relazione molto come posso dire, molto gradevole con una signora di colore dalla quale avevi, credo, sei o sette figli. Però il punto non è quello, è che gli uomini non nascono affatto uguali. Gli uomini nascono dappertutto diversi, diseguali, eh, diver diseguali più di diversi. E quindi è quello, e la libertà dovrebbe consentire a loro, entro una certa misura, di acquisire quel tipo di eguaglianza che noi vorremmo. Qua Sartori dire direbbe che no, No, non è così che dovremmo invece tornare indietro e chiederci quale eguaglianza può esistere fra gli uomini e o deve esistere fra gli uomini. E Satori dà una risposta che è greca. L'eguaglianza di fronte alla legge, isonomia, questa è l'unica eguaglianza che possiamo avere. Il resto dobbiamo costruircelo. Dobbiamo sapere che la legge ci tratterà tutti in maniera uguale e anche qui sappiamo che c'è un dibattito intenso sul trattare i diseguali in maniera uguale, è un dibattito aperto, però non possiamo chiedere l'eguaglianza economica, non possiamo chiedere l'eguaglianza sociale e così via, perché queste sono cose che gli uomini e le donne cercheranno di ottenere a seconda delle loro preferenze. Dobbiamo lasciare il libero gioco di questo all'interno di una società. Sono arrivato felicemente ai francesi perché non possiamo dimenticare neanche per un attimo che i francesi fanno una rivoluzione in nome di liberté, égalité, fraternité. Questo, fra l'altro, risuona. Pesantemente anche nel dibattito americano, perché gli americani conoscevano la Francia. Jefferson era anche un ammiratore della Francia, fu anche ambasciatore in Francia e quindi riflettevano su questo: liberté, égalité, fraternité. Fra l'altro, la Stato di Libertà è un regalo dei francesi e così via. E quindi qui c'è un problema da affrontare. Ma è interessante l'ordine: liberté, égalité, fraternité. Fraternité oggi io credo che dovremmo tradurlo non con fraternità, ma con solidarietà. cioè i francesi. Danno già, già un'accentuazione significativa a questa, a questa terminologia che dice che gli uomini e le donne devono essere solidali. Anche qui consentitemi sempre di fare un minimo di, di ironia su queste cose. Siamo tutti sulla stessa barca, scrisse un grande umorista inglese, Woodhouse, ma qualcuno rema e qualcuno prende il sole. E, e qui, quindi qui la, la solidarietà diventa naturalmente qualcosa di più, come dire, più complesso da, da analizzare. A quel punto entra in campo il, il, il teorico di questo tipo di libertà che è Benjamin Constant. Constant purtroppo non lo posso raggiungere, eh, non lo posso sintetizzare po con poche parole perché è molto complesso come suo pensiero. Ma fondamentalmente ci sta dicendo che i greci erano liberi nella sfera pubblica e controllati nel privato, mentre la libertà dei moderni è di essere liberi nel privato e nella sfera pubblica fare quello che vogliono. Questo è difficile, come dire, valutarlo fino in fondo, però l'idea che è il nostro privato è nostro anche qui non è nuova. Eh, le, le interazioni fra gli studiosi sono sempre complesse da, da districare però non c'è dubbio che Benjamin Costant sapeva che una delle frasi classiche degli, degli inglesi era il mio castel, la mia casa è il mio castello my house is my castle e, e questo è e non solo ma la parola che, no, che io non riesco a tradurre fra l'altro ho anche qualche problema con la pronuncia perché non ho mai capito se si dice privacy o privacy la privacy è un elemento fondamentale della libertà, cioè quello che, forse, che voglio fare in privato è mio e non, non può riguardare nessun altro. Non finisce qui, naturalmente, perché eh, questa battaglia intorno alla libertà si accresce di, di sfidanti, si accresce di conflitti e, si, e, e alla fine vediamo come finisce in due situazioni molto diverse fra di loro. E che quindi non, non garantisco che la comparazione sia, come dire, del tutto soddisfacente. Ma se c'è un luogo dove la libertà viene schiacciata in maniera assolutamente memorabile è la Germania nazista. Lì è davvero vediamo la fine della libertà, la fine totale della libertà. Più dubbio è se ci sia la fine totale della libertà anche in, in Unione Sovietica, ma certamente è plausibile, lo si può argomentare. Poi magari è meglio differenziare le ragioni per le quali eh, la Germania nazista non è equiparabile all'Unione Sovietica e Hitler non è equiparabile a Stalin, ma questo lo faccio solo se lo chiedete, perché è molto controverso. Peraltro. Il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione contro tutti i totalitarismi, mettendo insieme nazismo e comunismo sovietico, cosa che mi passa non del tutto proprio. Però il punto fondamentale è che sappiamo come si perde la libertà. La libertà si perde quando ciascuno di noi pensa soltanto a se stesso. E qui c'è una frase famosa di un teologo. Quelli che hanno il telefonino possono cercare di capire se sbaglio il nome, è possibile, Nibur che dice portarono via per primi eh, gli ebrei io non ero ebreo non protestai portarono via per poi i comunisti io non ero comunista non protestai portarono via i socialdemocratici io non ero socialdemocratico non protestai e alla fine portarono via anche me questo passaggio è cruciale, cioè ci rendiamo conto che la nostra libertà, in questo caso addirittura la nostra vita, dipende dal modo come gli altri si guardano intorno, valutano che cosa succede, cercano di capire e applicano quella che dovrebbe essere per l'appunto la solidarietà. Chiudo questa lunga introduzione, spero non noiosa, ma naturalmente ognuno di questi autori meriterebbe una, una lezione per conto suo. Con quella che viene considerata il punto più alto della riflessione fino ad oggi, secondo me un passo in, in, in avanti è stato fatto, ma quello che la maggior parte degli studiosi considererebbe il punto più alto, e cioè Isaiah Berlin. Primo è un ebreo, da, da non dimenticare. Secondo. È un ebreo nato a Riga e che quindi alle scuole ha studiato anche il russo, che mi pare importante, per capire che cosa succedeva in Unione Sovietica. Terzo diventa filosofo politico riconosciuto come tale a Oxford e, quindi, e parla inglese. Qui attenzione, parla inglese. Quando ho parlato con i colleghi di Oxford hanno detto parlava inglese che era incomprensibile. In più parlava in fretta, persino più in fretta di Pasquino, e quindi era difficilissimo da capire. Però Berlin dà un suo grande contributo. E cioè distingue con chiarezza la libertà da dalla libertà di. Le due libertà, e, e la sua prolusione, quando nel 58 viene, viene chiamato fellow Oxford. La libertà da, vuol dire libertà dalle inter di interferenze. Fondamentalmente, le interferenze sono le interferenze dello Stato, ma possono anche essere le interferenze di altri di gruppi, interferenze di altre persone. Cioè devo avere uno spazio vero di autonomia, di, di esercizio della mia libertà. Questa è la libertà da. La libertà di è più complicata, perché vuol dire la libertà di fare, la libertà di agire. La, la maggior parte degli autori ha interpretato Berlino come se dicesse la libertà di partecipare. Eh, devo avere la libertà di entrare, se volete, sulla scena pubblica. E quindi la libertà dell'elettore, naturalmente, che è la cosa più facile da individuare, anche se non necessariamente la più facile da esercitare. Quando il presidente vi stava parlando, io pensavo a coloro che, nel frattempo, la libertà l'hanno persa da, da, da un po' di tempo per ragioni infinite, un dissidente cinese in prigione da chissà quanti anni. Gli studenti di Hong Kong che sono stati condannati e così via, gli oppositori in un quais, in qualsiasi paese africano figlio lo Zimbabwe perché ne ha molti, e le donne afghane, cioè tutte queste cose sono evidenti di privazione delle libertà, quindi della libertà da e, e, e a maggior ragione della libertà di, perché la libertà da è quasi una premessa della libertà di, però la libertà di è molto di più. E' molto di più, e qui mi fa fatica ad arrivare dove io arriverei, non, peraltro come dire, una volta si diceva salendo sulle spalle dei giganti, anche su questo sarebbe da discutere, però il, la libertà di è qualcosa di più che è semplicemente la libertà di fare, è la libertà di organizzarsi, di associarsi e così via. Oserei dire, però questo è molto controverso, che se la libertà dà è la libertà del liberalismo dei liberali, la libertà di, di partecipare, di agire e così via, è la libertà che si basa sull'eguaglianza di opportunità. Oserei affermare che è la libertà socialdemocratica però lo so, ma l'ho detto con un po' dappertutto in Europa: le socialdemocrazie sono in crisi. E quindi devo fare attenzione e devo chiedermi perché sono in crisi. Forse perché hanno garantito troppa libertà. Da. E a quel punto le persone non si associano più, pensano di farcele da sole. C'è cioè l'individualismo di coloro che hanno molte risorse. E dici: cosa, cosa importa che vada a votare? Tanto conosco il parlamentare, non ho bisogno di andarlo a votare. Conosco il governante, conosco gli uomini e le donne potenti. Il mio voto conta pochissimo e non investo il mio tempo in quello. Berlino è il culmine di questo discorso? Forse no. Perché andrei oltre, ma qui con qualche difficoltà, peraltro l'uomo era certamente affascinante, parlando di John Rawls, cioè della società giusta. Questo secondo me è il punto più alto del liberalismo contemporaneo e lo rimane. Il libro è del 1970 secondo me è insuperato, nel quale c'è tutta una concezione della libertà che non è al centro. Ma che sta intorno al problema che Rawls vuole, vuole, vuole affrontare, e cioè il problema di, di una società giusta che dia ai suoi componenti, ai suoi membri, a tutti coloro che ne fanno parte quello che davvero si merita. Ma attenzione, avendo un principio fondamentale, che la redistribuzione deve sempre avvenire a vantaggio di coloro che hanno meno. Questo è il criterio. Non può mai esserci una redistribuzione che avvantaggia coloro che già hanno risorse, ma solo coloro che hanno poche risorse, cioè i, gli svantaggiati, i dispossessed, si direbbe in inglese. Fine dell'escursus, come dire, di teoria politica, e adesso entro in alcuni contesti, perché qua da qualche parte qualcuno di voi si sta chiedendo qualcosa sulla pandemia, e io ci arriverò, ma molto lentamente, in maniera, come dire, un po' eh, sinuosa, userò questo aggettivo. Sono rimasto straordinariamente colpito da un libro che non avrei letto mai se non, non l'avessi trovato in una nota, relativo a un'ondata di caldo a Chicago all'inizio degli anni Ottanta. Non so se conoscete Chicago, che è una città americana, perché New York non è una città americana, è, 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 come dire, ha molte componenti di varissimo tipo. Chicago no, è una vera città americana, anche se naturalmente la cosa curiosa è che la maggior parte degli abitanti sono di colore. Di origine, di origine eh, italiana, di origine polacca, di origine tedesca, e eh, anche questo è molto interessante, con una componente ebraica non marginale. Il penultimo sindaco di Chicago era un collaboratore di, di, di Obama Ebreo. Oggi c'è una donna, anche questo è interessante perché Chicago a lungo ha avuto una struttura di bianchi irlandesi. Che controllavano tutto e nel frattempo la cosa è cambiata molto. 1980, 80-81 c'è un'ondata di calore tremenda. E c'è un sociologo che decide di andare a capire cosa succede quando c'è un'ondata di calore tremendo, perché morivano le persone, ma ne morivano tante. Naturalmente, morivano per primi gli anziani, morivano per primi e in numero più consistente, gli uomini anziani. E allora il sociologo va a vedere e cosa scopre? Scopre che gli uomini anziani che morivano erano da soli, vivevano da soli. Che scopre che quando ci sono donne anziane che muoiono, sono donne anziane che vivono da sole. E scopre naturalmente che ci sono anziani della stessa età di quelli che sono morti, uomini e donne, che invece sopravvivono. Ma perché? Perché hanno dei figli, magari vivono da soli, ma hanno dei figli, hanno degli amici che li vanno ad aiutare, che arrivano e aprono la finestra, creano una corrente che portano il cibo, che portano il ghiaccio, che portano quello che è necessario. E cioè questo che si chiama heat wave, eh, colpisce in maniera differenziata. A seconda delle relazioni sociali delle persone. Qui questo incide, come capite, pesantemente sulla libertà. Coloro che hanno avuto eh, la libertà di associarsi e che sono riusciti a farlo, riescono a sopravvivere e c'è quindi libertà associata alla solidarietà. Mi è passo straordinariamente importante perché qui troviamo significativamente, valutato con delle cifre inoppugnabili quanto sia importante che gli altri contribuiscano alla nostra vita, quanto dipendiamo dagli altri. E a Chicago in maniera molto visibile, straordinariamente visibile. Poi sono conseguito questo discorso ponendomi per l'appunto il problema di quanto queste relazioni possono essere significative se le troviamo eh, in altri contesti. E il contesto è venuto fuori anche qui da uno studio interessantissimo di un americano che si chiama Robert Putnam, il quale scopre delle cose però a partire da noi, dall'Italia. Perché c'è uno studio di, nuovo, di un altro americano del 1958 che va in un paese del, del, che credo sia un paese della campagna, che si chiama Montegrano. E scopre che in quel paese non succede nulla, era povero, non particolarmente ben organizzato, non c'era praticamente nessun cambiamento. E scopre che i rapporti tra le persone erano quasi inesistenti tranne nei gruppi familiari. E viene fuori un'espressione che i sociologi hanno usato da allora molto spesso, che si chiama familismo amorale, cioè gli uomini e le donne. Agivano in base ad un unico principio: quello che serve e giova alla mia famiglia, lo faccio. Quello che non serve e non giova alla mia figlia, non lo faccio. E quindi non, non mi organizzo, non mi metto con un'altra famiglia per protestare contro il sindaco che magari ha il suo moderato livello di corruzione, non mi metto a protestare contro gli imprenditori che non pagano i, gli operai come dovrebbero o contro i, i, i caporalato cioè quelli che vanno a scegliere quelli che lavoreranno nei campi perché protesto solo nella misura in cui questo giova a me, familismo amorale. Putnam sulla scia di questo americano esplora che cosa succede e scopre che nelle zone dell'Italia dove ci sono associazioni mediamente gli italiani stanno meglio. Nelle zone dove le associazioni sono scarse, sono deboli, sono poco strutturate, gli italiani stanno peggio. E riflettendo su questo, poi si guarda intorno e scopre che ci sono dei problemi anche negli Stati Uniti. E quindi, eh, con, dando un titolo memorabile, che è Bowling Alone, andare a giocare a bowling da soli, ricorda che quando lui era un ragazzo, cioè all'inizio degli anni 70, forse persino all'inizio degli anni 70, c'erano le squadrette di bowling, cioè quelli che avevano la stessa maglia, che avevano il loro borsone con la... Con la, la, come si chiama la boccia, come si chiama? Il, eh? e, e così via, che andavano a giocare insieme. E che dopo, invece, i, gli americani cominciavano ad andare a, a giocare da soli, nel senso, arrivavano al campo da bowling e trovavano colui che voleva giocare con loro. cioè una cosa totalmente diversa. E questo però è una cosa interessante, perché subito dopo Patra scopre che a seconda delle zone, laddove gli uomini e le donne si associano e quindi mettono insieme la loro libertà, stanno meglio e negli altri contesti stanno peggio. E, questo, e quindi se andate a giocare a Bowling da soli, magari vi divertite, ma se eravate con una squadrice vi divertite molto di più. Chiama tutto questo capitale sociale, cioè la nostra libertà messa insieme con gli altri in una rete di relazioni produce conseguenze positive. Se noi continuiamo a operare da soli o siamo costretti, che qualche volta succede anche questo, noi abbiamo meno libertà, cioè per intenderci, siamo più vulnerabili, mentre se siamo. Associati, cioè mettiamo insieme, condividiamo la nostra libertà, siamo molto meno vulnerabili e le probabilità che otteniamo dei vantaggi, magari anche insperati, sono importanti. Questo discorso vi riconduce a Chicago, perché se quelle persone avevano rapporti in reti di relazioni sociali, sarebbero riusciti in qualche modo a sopravvivere. Erano quelli che erano isolati, che non avevano più questi rapporti, che si trovavano in una condizione difficilissima e morivano in percentuali molto più elevate degli altri. Sono, non so se posso dire felicemente, ma sono arrivato alla pandemia. Che naturalmente, è un caso estremo di un'ondata di caldo. È un caso estremo perché colpisce tutti, non solo Chicago: eh? colpisce tutti. Colpisce tutti e suggerisce che la prima, la prima reazione è che io non posso stare molto vicino a Bernardini perché magari ha il virus e neanche molto vicino a Merlini. Quindi, la prima reazione era una reazione di asocialità, cioè sto in casa con la mia famiglia. Dopodiché, però, abbiamo capito qualcosa, non tutti. Devo dire, non tutti, ma molti di noi hanno capito qualcosa. E cioè che dovevamo fare attenzione a, alla nostra libertà per non andare a sbattere sulla libertà degli altri, cioè che era giusto che ci vaccinassimo perché vaccinati avremmo avuto meno, meno probabilità di infettare gli altri o anche di essere infettati dagli altri. E quindi c'era questo elemento dello stare insieme che po poteva collegarsi soltanto alla volontà di accettare alcune restrizioni le restrizioni che derivano dal vaccino e da tutto quello che ne consegue non, non voglio mettermi in, in, come dire, in, in un dibattito su, su questo perché trovo francamente alcune delle affermazioni fuori luogo che non servono a nulla a fare capire ci siamo resi conto che eravamo tutti vulnerabili e anche questo spinge alle relazioni sociali ci siamo resi conto però di un, di una, con maggiore difficoltà eh, nel, nel corso del tempo che la pandemia era anche il prodotto di diseguaglianze e a sua volta produceva diseguaglianze. E cioè che un conto è avere una famiglia di due persone eh, con due figli che vivono in una casa dove ci sono due stanze e un conto è stesse, quella stessa famiglia che vive in una casa dove ci sono sei stanze. Un conto è vivere in una casa che ha un unico computer o che addirittura non ce l'ha, è un conto è vivere in una casa dove i computer ci sono per tutti i componenti della casa. Cioè, che tutto questo incideva pesantemente sulla vita normale, quotidiana e che creava una serie di conseguenze dal punto di vista delle diseguaglianze. Attenzione, nasceva su diseguaglianze economiche. E si estendeva a diseguaglianze sociali e a diseguaglianze culturali. Ha avuto un impatto tremendo, cioè i due anni di pandemia, che centralmente non è ancora finita, io non sono particolarmente, particolarmente ottimista, non dirò altro. Però questi due anni hanno prodotto, hanno accresciuto, hanno aumentato le diseguaglianze, in maniera che non sarà facile colmare. An abbiamo anche scoperto che in alcuni contesti, eh, per esempio, è diminuita l'aspettativa di vita in seguito alla pandemia, ma attenzione, non per tutti, è diminuita soprattutto per gli svantaggiati, quelli che non avevano nessun modo di uscire da una situazione di isolamento e di difficoltà. Qui il punto, e, e su questo chiudo, era che la pandemia ha, è stata una specie di cartina di tornasole. Ha fatto vedere come le varie società erano più o meno organizzate, come le varie società erano più o meno solidali fra di loro, come le varie società avevano concepito la loro libertà. Libertà come individualismo, qui la parola di solito l'aggettivo di solito è individualismo sfrenato o libertà come accettazione delle diversità personali, ma al tempo stesso conoscenza dei limiti della libertà. E, e, e quindi, laddove c'era una, una società coesa, nella quale tutti erano disponibili a rinunciare a parte della loro libertà, la, la pandemia ha colpito molto di meno, ha avuto effetti molto negativi. Laddove invece la società era già slabrata, invece di produrre solidarietà c'era una sorta di competizione. Laddove la cultura complessiva era una cultura non solo dei diritti, ma dei doveri, si accettava anche la limitazione della propria libertà a favore della libertà degli altri. Laddove invece si. Doveri, la prima il Presidente mi ha suggerito la parola giusta: rivendicazioni. Laddove invece di diritti ci sono rivendicazioni, naturalmente c'erano conseguenze molto negative. Tutto questo non è finito. Non è finito. Perché so che la parola dice torneremo al... Ah no, altra. Faccio un passo indietro. Perché ci sono anche molte cose che non so. Eh? Però non vi dirò mai quali. Nel, nel primo giro della pandemia sono state fatte delle affermazioni francamente eccessive. Tipo, Milano non si ferma era un'affermazione sbagliata, ma non era neanche il messaggio giusto da dare, l'affermazione addirittura del sindaco Sala. Milano si ferma, si ferma e cerca di capire come reagire alla sfida. Eh, il passaggio successivo era torneremo più forti di prima. Non va bene, perché non eravamo forti prima e non torneremo più forti di prima. Eh, torn eh, torneremo alla normalità neanche questo va bene perché que a quella, quella normalità non l'avevamo accettata perché non era la normalità tra virgolette giusta John Ross ci direbbe che c'era molto da cambiare finalmente si è, è giunti a una qualche consapevolezza che nessuno di, di questi slogan ha senso e che dobbiamo cercare di ricostruire reti sociali cioè che uno dei problemi del mondo occidentale, qui faccio una generazione drammatica: uno dei problemi del mondo occidentale è di avere accettato la trasformazione della libertà in individualismo. E questo è, dipende non dal liberalismo, ma dal liberismo, dal neoliberismo, da un'ideologia per la quale tu da solo ti fai la tua vita, guadagni quello che sei capace di guadagnare e a fare fatto, e gli altri si arrangiano. Questo forse l'abbiamo capito, in qualche società lo sapevano un po' prima e lo hanno diffuso meglio, in qualche società i politici sono riusciti a mandare il messaggio giusto di una libertà che si contempera con la libertà degli altri, non dappertutto però, non dappertutto. E qui lascio aperto il discorso, però il segnale che vorrei dare a conclusione di questo è che la libertà nostra incontra dei limiti nella libertà degli altri e allo stesso modo la libertà degli altri incontra dei limiti. Nella nostra libertà, ma che negli uni negli negli uni né noi siamo più liberi se continuiamo a pensare solo in termini di limiti e non in termini di condivisione, in termini di compartecipazione, in termini di relazioni sociali strette, solidali, efficaci. Il passaggio vero è che la libertà è tale, come vorrebbe eh, Berlino, no, non solo quando è libertà da, ma quando è libertà di. E io quel dì lo riempo dicendo la libertà di fare le cose insieme. Grazie.